Da Scilla Polistena, da un'iniziativa contro l''ndrangheta ad un'altra a sostegno dei giornalisti che dall''ndrangheta sono minacciati. Unico comun denominatore Nicola Gratteri, procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria e icona della lotta alle mafie. A Scilla e a Polistena è lui l'ospite d'eccezione e torna d'attualità il tema sulle infiltrazioni dell''ndrangheta nei riti religiosi. Gratteri da un lato si dice contrario allo stop delle processioni perché ciò significherebbe darla vinta ai mafiosi, dall'altro propone l'istituzione di un albo di portatori composti da persone per bene. Idea che trova l'approvazione di Monsignor Salvatore Nunnari, arcivescovo di Cosenza e soprattutto presidente della conferenza episcopale calabrese. Da Scilla Polistena cambia la location ma non il tema. Gratteri ribadisce il concetto e a sorpresa aggiunge: i vescovi calabresi farebbero bene ad avere una linea unica, a incontrarsi, a riunirsi e a cercare di trovare un indirizzo unico, perché la gente è un po' spaesata. Cioè, se siamo a Polistena un vescovo dice una cosa, siamo a Cosenza un vescovo dice un'altra. Quindi mettetevi d'accordo e sappiate che non siamo assolutamente contro la Chiesa. Una bacchettata in piena regola alla Chiesa calabrese. Don Nunnari incassa il colpo e a margine del dibattito replica così: Gratteri ha detto delle cose serie. Anzitutto il discorso della comunione di pensiero gli è sfuggito a lui di aver letto la nota di tutti i vescovi che ci proponiamo il 6-7 ottobre, sotto la mia presidenza, di arrivare ai punti concreti, processione comprese, cioè avere una linea comune.